dodicesima giornata del campionato provinciale a Latina. Si gioca il big match di questo turno con la Virtus Latina Scalo, che va ad ospitare lo Stella, squadra che la insegue in classifica distante di ben 5 lunghezze. Subito a scambiare Cacciapuoti, volto nuovo, noto, adesso perde subito la possibilità Dorati di acciuffare il pallone, c'è confusione in area della Virtus, parte il tiro, carica il sinistro, il tiro ribattuto da Bulboaca e si sbraccia, riceve il pallone Iannella, non riesce poi la posizione molto invitante, Bulboaca, Marcelli subito in avanti, pericolo per Pappa, Pardo e Mattarelli ancora a gestire questo pallone, non ci sono soluzioni alternative, dalla Zanna il tiro, la possibilità del gol, il vantaggio di Cacciapuoti, lotta con tutte le sue forze, pallone recuperato da Bulboaca, Marcelli se ne va, si libera di Mattarelli, il tiro, la respinta da parte di Pappa, di sale Venturiello, cerca di accentrarsi, il tiro da parte di Marini, parte la rincorsa di Iannella, il tiro, la ribattuta di Pappa, in avanti Bulboaca che si porta adesso sulla fascia di sinistra, c'è il fallo, è tutto pronto, parte il fischio, parte anche Corbi, il tiro e la palla deviata da Marco Pappa, c'è il gol del pareggio da parte di Corbi, Mari, la corrente Marcelli, lo scambio e Bulboaca, il tiro, la ribattuta, Mattarelli, Soldà, il tiro, casca nella trappola il giocatore della Virtus, poi è Mattarelli, il tiro non trattenuto da Dorati, Mattarelli, pallone messo giù, Bulboaca, la possibilità di tirare a rete, la deviazione da parte di Soldà e c'è il vantaggio da parte della Virtus Latina Scalo, sale tutto lo Stella, Soldà, arriva Pardo defilato, Marcelli, vede Iannella, ancora attende l'inserimento di Marcelli e c'è la risposta di Pappa, lo scambio invece con Cacciapuoti che ha la possibilità per andarsene e cade a terra, non c'è fallo, Cacciapuoti, lo scambio con Mattarelli, la possibilità per calciare, virgolata, tenta di liberarsi di prima di Bulboaca, poi il tiro e la rete, il gol di Mariano Iannella, difende il pallone verso Iannella, ancora Pardo, se ne va tutto da solo e la possibilità, alza il pallone, Pardo se ne va da solo, la possibilità, esce la possibilità, il gol di Capitan Pardo, a questo punto si riapre anche la gara, ancora Pardo se ne va, ancora lo scambio con Mattarelli, la finta con il corpo, pericolo ancora, viene avanti, spinge sempre di più lo Stella, Soldà trova soltanto l'esterno, palla che finisce fuori, rimessa in gioco da Marini e Aloisi dice che può bastare, la Virtus Latina Scalo batte lo Stella 3-2 nel big match della dodicesima giornata.